Good morning, anche se direi più buonasera, che ormai qui sono le 5:20 in Italia. Innanzitutto, purtroppo sono costretto a girare la luce, non si vede nulla. Sembra già notte fonda, in caso mister, master, maestro o semplicemente David. Lynch, it's December 2, 2021, and it's Tuesday here in Naples, 58 Fahrenheit, it's 14, 15 Celsius. Questo significa che purtroppo non è quella giornata veramente, 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 veramente mite. In questi giorni, in questo periodo, infatti, direi che ci sono circa 10 gradi in meno. Riprendendo poi la filosofia del cercare di dire le cose in maniera quanto più sintetica possibile, dico solo che sto continuando il tributo alla mia tastiera a Julie Cruise, e diciamo stanotte o domani mattina, ore italiane. Dovrebbe seguire, diciamo, la seconda parte o il secondo pezzo. E quindi, per chi è interessato, veda, legga la descrizione, ma magari riporto anche il link del video di ieri per chi se lo fosse perso e volesse rivederlo, così come aggiungo altre informazioni, altre cose che non dico qui per una questione di tempo, se siete interessati. E poi pensavo al fatto che il numero di ieri non ha indovinato il risultato del mio Napoli ieri. Mentre il numero di oggi invece secondo me testimonia il fatto che appunto significa il risultato che abbiamo ottenuto ieri, cioè un pareggio 2-2. Che peccato, abbiamo sciupato una grande occasione perché stavamo vincendo 2-0 e ci hanno recuperato i due gol. Ma comunque partita non semplice, fuori casa, contro una squadra non facile da affrontare in questo momento. Anyway, non posso, diciamo, mostrare alla finestra perché non si vede praticamente nulla, ma assicuro che è un bruttissimo tempo, un vento pauroso, come sembra un po' il vento del vento di Twin Peaks, diciamo così, gli alberi quando vediamo quelle scene, e quindi atmosfera tragica. Direi proprio che dicembre è iniziato nel migliore dei modi, in senso ironico, ma che dire, speriamo che comunque possa migliorare nel corso dei giorni. Appunto, non dico la mia frase calda, ovviamente le cose possono sempre cambiare, un momento all'altro, che mi sembra impossibile. But said this, so from the mythical window with the colored curtain, beautiful, not, non si vede nulla però purtroppo là, sta tenda. Si vede proprio poco, molto scura. And it's green roller shooter. Non lo dico con molta enfasi perché purtroppo appunto è atmosfera scura. E, diciamo, è inutile. Purtroppo se c'era il sole forse dicevo meglio. And finally, from a mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG 625 Eve, I greet the him, all the people, fall of the channel and the reports. Un saluto particolare sempre a chi guarda i video con più piacere, con più assiduità e a chi commenta. E poi un saluto agli haters, ovviamente sono sempre importanti per me. Un saluto all'uomo che faceva il report dal Vermont, a lui e alla sua famiglia, spero ritorni a farlo anche lui al più presto, in modo tale da poterlo anche salutare poi nel mio report, o inviarci i saluti reciproci. Spero in un futuro possa mai ritornare, che possa mai ritornare. E poi un saluto alle nuove possibili nuove intro, nuovi iscritti. So again, have a great day, all these people, and everyone too.